E allora ragazzi, eccoci alla finale del torneo Novi, la seconda finale di fila negli ultimi due anni per l'FDM Team, ma quest'anno l'obiettivo è centrare un epilogo differente rispetto a quello dello scorso anno, ovvero la vittoria, la prima vittoria dell'FDM Team. Ma come arriva questa squadra a questo appuntamento e soprattutto quali sono le tue vibes prima dell'inizio di questa partita? Ma siamo carichissimi, comunque felici di aver centrato l'obiettivo finale, innanzitutto perché qualcosina ce lo portiamo a casa e comunque in due anni di fila siamo sempre arrivati in finale, sia a 5 che a 7, quindi questo è comunque un motivo di orgoglio. Penso che arriviamo bene, abbiamo dimostrato nelle scorse partite di fare bene, soprattutto grazie ai nuovi innesti, penso ci abbiano dato una mano gigantesca e quindi io sono fiducioso. Gli avversari sicuramente sono ostici, però almeno sulla carta forse una partita era addirittura più difficile, quella dei quarti. Tra l'altro contro i quarti abbiamo giocato contro i detentori del titolo per 4 stagioni di fila al torneo Novi, quindi oggi un appuntamento sicuramente difficile, ma l'obiettivo principale è scacciare anche la macumba, perché l'anno scorso abbiamo contato, sono state ben 8 le finali che hai perso, comprese 100 tiri, YouTuber League eccetera eccetera, quindi l'importante è anche scacciare questa maledizione. Forse è stata già parzialmente scacciata, visto che quest'anno una finale ho fatto, quella di YouTuber League, l'abbiamo vinta. Quindi speriamo che la maledizione sia andata via. Speriamo che la maledizione sia stata scacciata e vediamo come andrà questa. Possiamo dire che comunque per scacciare la maledizione quest'oggi abbiamo chiamato nuovamente la special guest, che ormai è diventato un giocatore di casa, ovvero Off Samuel, lui che ha vinto 2 palloni d'oro di fila. Quest'oggi darà manforte all'FDM Team per trasmettere un po' quel pathos, quel senso di rivalsa, di vittoria. Uno che ha vinto così tanto nella sua carriera potrà dare un'influenza anche a Fabio. Siccome sì, visto che ci ha aiutato sia ai quarti che in semifinale, ha portato bene, quindi non potevano mancare anche oggi. E allora noi adesso proiettiamoci nel prepartita per vedere quali sensazioni ci sono all'interno della squadra e andiamo a scoprire l'epilogo di questa sfida. Eccolo il nostro mister, da giocatore ad allenatore causa infortunio. È l'autore della tripletta, speriamo non se li sia giocati tutti la scorsa giornata. Ne hanno tolto uno. Ma sai qual è stata la giustificazione? Hanno detto non ci ricordavamo chi ha fatto quello e non l'abbiamo chiesti. Tanto non ci arrivo, non ne faccio 11 per arrivare davanti. Ma c'è la mia maglia. Oggi mi sono messo la tua maglia, Nick, perché nelle partite importanti vengono fuori i veri giocatori. Io penso che tu lo sia e oggi devi dare dimostrazione di questo. Grande, anzi, grazie delle parole spese. L'unica cosa è che loro non la pensano uguale, perché com'è possibile che non vi abbiano messo tra i 3 migliori allenatori? Spiegami chi cazzo c'è il migliore di me in questo torneo come allenatore. Solo Gamberini che sta facendo il corso. Io punto di fare una partita e vincerla. Visto che abbiamo vinto il miglior canale YouTube però del torneo. Sì? Avevi visto il titolo del miglior canale YouTube del torneo. Non avevamo competitor. Oggi è fondamentale Nick, loro hanno un difensore abbastanza forte che gioca in D, che ha fatto la primavera nell'Inter. Cioè ha giocato tutto nell'Inter. Gioca ora a Desenzano. Ma no, a me mi carico di brutto. Guarda, noi abbiamo CL7 qui. È vero, CL70. Allora, abbiamo detto quindi tutti in mano a Gambero. Se parliamo con loro, siamo già detto nostro. Quindi dopo date la colpa. Stai facendo il corso dell'allenatore per cosa? Già finito il corso, però di solito ti insegnano ad allenare gente che hai già visto prima. Sì. Invece allenare quelli che non hai neanche visto giocare, sono in parte, è più difficile. Beh, sai, molti stanno dicendo che stai vivendo una crisi di gol, oggi li devi scacciare tutti. Oggi uno lo faccio. Uno, dai. Uno va bene. Due no. Non partiamo con aspettative dispari, alte. Mi piacciono i dispari. Mi piacciono i dispari. Quali sono le sensazioni pre-match di FDM? Positive, mi devo scaldare. Speriamo che Samuel arrivi presto perché stiamo per entrare, quindi potrebbe arrivare a partita in corso Off Samuel. Per Guardiola sei orgoglioso dei tuoi ragazzi, li hai portati fino in finale. Prima da giocatore, poi da tribuna, però oggi proviamo la parte finale, il terzo ruolo. Giocatore, tifoso, allenatore. Ci sta. Quest'oggi bro, per dimostrare a tutta YouTube Italia chi cazzo sei e soprattutto perché devi andare in Kings League. Devo andare in Kings League perché gli attaccanti che hanno il mio ruolo e che hanno la mia agilità, sia nel modo di giocare che nel contribuire in fase di non possesso, possesso con la palla, credo che ce ne siano pochi con le mie caratteristiche. Soprattutto perché ho giocato sia a 11 che a 5 ed è un misto, il calcio 7 è un misto che ti permette di usare la parte tattica e però con le principali, cioè pallone, magari misure del calcio a 11. Se ci sarà la possibilità di dimostrare il mio valore, lo vedremo là in campo. Chiamate. Signori, ci siamo. Com'è l'infortunio? Come va? Bene. Non lo senti? Non lo senti psicologicamente com'è? Sto cercando di recuperare. E allora benvenuti al capitolo conclusivo di questo torneo Novi, FDM Team vs Sedil Ponteggi, per scoprire quale delle due squadre riuscirà a ottenere il titolo di questa 20ª edizione, la seconda
finale nel giro di 2 anni per Fabio, ma oggi è tutta un'altra storia contro una squadra che ha fatto un percorso netto, veramente limpido, mentre Fabio e compagni sono riusciti a risalire la china solo col passare delle partite. Intanto il 4 del Sedil in possesso, le finte su Molara, cerca di ritagliarsi spazio, la mette al centro Costantino, facile facile, Capatti cerca Molara che perde un pallone sanguinolento, riparte Buoso, attenzione ancora il 9 in area di rigore, calcia con la punta e si porta subito in vantaggio il Sedil Ponteggi grazie a Nicolo Buoso. Occhio a salire, belli passaggi, dai, non possiamo dargliela noi, dai. E dopo le indicazioni di Beppe Guardiola Gamberini rivediamo il replay, con la punta perfora Costantino, avvio veramente poco positivo per la squadra di Fabio, mentre pressato sguscia via un difensore avversario, attenzione ancora al numero 7 che calcia il palo e poi calcio d'angolo. Ad un passo dal pareggio l'FDM Team, la palla salta male, giunge a Molara che calcia, conclusione respinta, può ripartire ancora in contropiede il Sedil, questa volta però la palla finisce fuori dal rettangolo di gioco. Capatti, FDM, controllo un po' così e così, poi se la va a riprendere il 9 che la gioca per Pressato che carica la conclusione, ribattuta, poi Molara prova a insistere sull'out di destra, ancora il 21, la mette al centro, palla poi allontanata dal capitano del Sedil, può ripartire ora l'11 in camisetta blu che gioca per Ntube, ottima la chiusura di Capatti, poi il 14 ma ancora Matteo Capatti che si porta a casa un calcio di punizione e fa rifiatare i suoi, così come FDM che riesce a portarsi a casa un altro calcio di punizione dalla parte opposta, batte Lettieri, Ntube allontana, il 14 rifinisce il lavoro fatto dal compagno in precedenza, Ntube cerca lo slalom in mezzo a due, il dialogo con Buoso, attenzione ancora Ntube, allarga per il 14 che calcia, si divora la palla del 2-0 per fortuna dell'FDM Team, ma ancora forcing in attacco degli avversari, palla messa al centro, non ci arriva nessuno, c'è anche la sostituzione ora, fuori FDM che rifiata un po', mentre Costantino con un brivido riesce ad arpionare la sfera e rilancia subito direzione a Bracalaia che la mette giù, ma viene fischiato un fallo e allora ancora Sedil Ponteggi con anche il primo cartellino giallo di questa partita. Ai danni di Nick Bracalaia abbiamo sentito il direttore di gara richiamare proprio il numero 30 dell'FDM Team, mentre il 7 gioca al centro. Costantino coraggioso, con i pugni, con la faccia e con qualcosa in più probabilmente. Ora Sasha la gioca a destra per un compagno che pensa alla conclusione che prova, Capatti in calcio d'angolo. E ora ancora Ntube cerca lo scarico, ancora rimessa in zona d'attacco, un FDM Team un po' contratta. In questo avvio non riesce a trovare il pertugio giusto per creare qualcosa di pericoloso. Intanto Lettieri messo giù, altro calcio di punizione, Giazzetta sul punto di battuta, carica la conclusione. Di poco a lato, intanto ancora Capatti che ha fatto un gran torneo, arriva anche Monti a dargli una mano. Dunque Calaia di prima per Walid che cerca di sgusciare via, rimessa in gioco per i giocatori in casacca nera. Giazzetta, il dialogo con Abracalaia, ancora Giazzetta, torna all'indietro per Lettieri. Il suo sinistro viene sporcato e sarà calcio d'angolo con il 70 che va al centro. Allontana ancora però il Sedil Ponteggi e ora Monti si prende un attimo di calma per cercare di imbastire qualcosa. La palla è lunga troppo. La riacquisisce il numero 1 avversario mentre Ntube va da Mironzev. Sasha, dunque il 6, cerca ancora il 5 che va dal 10 col tacco magicamente per il 7, attenzione il palo dopo il tocco di Costantino, poi allontana Allen Calaia che va da Abra Calaia che perde però un altro pallone, attenzione a Sasha, belle le finte, Giazzetta in fallo laterale, quanto ha rischiato qui l'FDM Team, altro numero spettacolare da parte del numero 10 del Sedil che ora prova a calciare esterno della rete, Costantino invece va lunghissimo a cercare Abra Calaia. Il 2 però in anticipo, prova anche a transizionare in zona offensiva, attenzione 3 contro 3 con la palla che arriva al numero 7 che cerca la sfera al centro, Giazzetta in fallo laterale, il Sedil insiste con il numero 10 ed il numero 11, la sporca ancora il 22, rimessa con le mani, Mironzev gioca a corto per l'11 che calcia e buca Costantino e arriva il 2-0 da parte del Sedil Ponteggi grazie ad Alessio Maneo. Qui un Costantino forse non perfetto,
Però in ogni caso troppo spazio per l'11 della squadra blu di mettere giù la sfera e conseguentemente di calciare. Costantino chiama in causa FDM, grande giocata del 9 che poi va dal 10 che spara alto. Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più qui l'FDM team, palla troppo corta di Fabio, subisce l'attacco di Intube e Samuel non riesce a calciare come meglio avrebbe potuto. Intanto proprio il 9 a cercare nuovamente Sam, deviazione, calcio d'angolo con Calaia che va da Iazzetta che calcia, Intube respinge ma non è finita. Adesso prova a distendersi il 6 del ponteggi, mentre l'FDM ha bisogno di ritrovare un po' di sicurezze, quelle che ha perso. Almeno fino ad ora, fino a questi primi 22, FDM intanto rischia sulla pressione avversaria ma se la cava bene. Monti cerca il proprio attaccante e lo trova solo ora, pressato, che però sbaglia il passaggio. Intube cerca il tunnel ai danni di Fabio che poi suole in faccia al 5 avversario e riparte. Attenzione al 9 che gioca a direzione 7 che cerca il centro ancora FDM. Non ci arriva né il 9 né il 10. Of Samuel che non accompagna l'azione un po' come tutta la squadra, magari coi tempi giusti. Adesso ancora il 2. Cerca una soluzione, trova Sasha Mironsev, il numero del 10 che calcia. Un gol mostruoso, quello del 6 del ponteggi. FDM non pervenuta in questi primi 25, mentre possiamo riapprezzare la sassata, ma soprattutto lo stop orientato magico da parte del 10. Mentre c'è un errore in disimpegno adesso del 6, prova ad approfittarne Molara, che però commette un'infrazione di gioco. Monti intanto lungo, il 6 riesce a insistere e prova a collaudare qualcosa col 9, se la va a riprendere Off Samuel che però rischia un po'. Attenzione ancora a Buoso che prova il destro, per fortuna dell'FDM team finisce a lato e non c'è più tempo perché finisce anche il primo minuto di recupero dell'unico concesso dal direttore di gara. 3-0, punteggio severissimo. Esatto, andiamo a prendere un po' di più. Siamo uno a testa, non è che fanno due passaggi per il campo libero. Chi non ha nessuno, si attacca a uno, tutto campo uno per uno, ci passa sempre. Facciamoci sentire a corciare la distanza. Cerchiamo di tirare in porta e verticalizziamo anche, raga. Non mi fate star tanto in spalle. C'è ancora subito le aperte? No, raga, la possiamo vincere. Mi dispiace che sento un'atmosfera, mi dispiace. Anche se per me è un gol, continuiamo a giocare. Dobbiamo sbagliare da poco davanti alla porta. E allora bentornati assieme per seguire il secondo tempo di FDM Team Sedil Ponteggi, la squadra di Fabio, per provare a rimettere in piedi una partita che fino ad ora non è mai stata in equilibrio. Il Sedil Ponteggi può tranquillamente soggiornare sul comodo risultato che si è procacciato in questo primo tempo. Intanto Molare insiste, tante idee ma un po' confusionali per la squadra in casacca nera che deve ora riordinare tutte le idee migliori che gli possono venire in mente per cercare alla disperata la reazione e il gol che potrebbe riaprire il match. La sterzata di Lettieri che libera il sinistro, ostruito però dalla difesa avversaria. Bracalaia dentro sul secondo palo, pressato, si fa trovare presente e arriva il gol dell'uomo della provvidenza, sempre lui, Matteo Pressato. La gettata lunghissima e perfetta direzione secondo palo di Bracalaia per il 7, che riesce a infilare la palla in porta e riaprire una partita proprio dopo due minuti di gioco, e questa è una cosa positivissima. Bracalaia col tacco, Lettieri il sinistro, la parata del numero uno avversario. Adesso ci sta credendo l'FDM, ancora pressato e qui la palla sbatte sul palo esterno, non ha trovato la doppietta. L'FDM team è partita sicuramente con un piglio diverso rispetto a un primo tempo che ha praticamente gettato all'aria. Adesso anche Scintille per un intervento duro del capitano del Sedil ai danni proprio del 21 dell'FDM, che ora allarga meravigliosamente il gioco per Lettieri che la prova, respinge l'uno avversario. Ha creato più ora in questi primi 5 minuti di gioco l'FDM team che nell'arco di tutta la prima frazione di gioco. Costantino lunghissimo per Bracalaia che si allaccia con Tube, non passa il 30 e adesso può ricominciare dalla parte opposta il numero 7 attaccato da Molara che lo tiene lì. E ora riceverà giustamente anche un cartellino giallo, mentre c'è comunque un cenno d'ok tra i due. Tocco corto di Maneo, direzione Intube, che cerca e trova il proprio attaccante che restituisce la palla al 5 che calcia, Murakapatti. Poi proprio Alessio Maneo, altissima. Costantino invece va lunghissimo dalla parte opposta per Bracalaia, che non riesce a passare, complice l'ottima copertura avversaria. Insiste però Molare in mezzo a due, forse un contatto, si porta a casa comunque un calcio d'angolo. Ancora il 21, tocco corto per Bracalaia che va all'indietro per Lettieri, il suo sinistro, il palo! E adesso sfortunatissima l'FDM team, ci riprova il 70, ma mette il pullman davanti alla porta il Sedil.
Govoni poi lotta proprio con Molara mentre ci viene riproposto il replay. Rivediamo il sinistro che sposta la porta e per una questione di millimetri non entra dentro. Poi l'opposizione della difesa della squadra in casacca blu è tanta roba, mentre Maneo inventa dentro per l'attaccante del Sedil con la 14. Fratti, che però non coglie impreparato Costantino, che invece cerca di cogliere impreparato il portiere avversario. La palla finisce di poco alta sopra la traversa, mentre viene servito off Samuel proprio dal numero 1 dell'FDM Team, Capatti, Iazzetta. Sempre per Capatti, che torna dall'11, che cerca ora Abracalaia, che si allaccia con Tube. Tutto regolare per il direttore di gara, mentre Iazzetta scodella in avanti per off Samuel. Buono il lavoro di sponda per FDM, che cerca di ritagliarsi lo spazio giusto per creare qualcosa di pericoloso. Situazione statica, la palla messa al centro, allontanata da Antube, poi FDM se la va a riprendere e la depone in fallo laterale. Ancora insiste però ora Govoni, Costantino, o meglio Fratti. In ogni caso ci mette una pezza sempre il numero 1 dell'FDM, che va da Fabio, che però non riesce a ritagliarsi lo spazio giusto per calciare. Viene anche ammonito ora il capitano del Sedil per proteste, mentre Lettieri dialoga con Iazzetta. Ancora il 70, sterza sul destro, poi non passa, allontana Govoni ancora una volta. Mentre insiste l'FDM Team, che sta facendo veramente un gran secondo tempo. Iazzetta allarga il gioco a destra per Fabio, che voleva Samuel. Allontana ancora una volta la difesa ospite e ancora una volta si salva Antube. Adesso calcio d'angolo con Lettieri, che carica il sinistro esterno della rete per lui. Partita bellissima, sta generando tantissimo l'FDM Team, che ora però è un po' scoperta là dietro. Passa Govoni su Monti, il 7 la gioca al centro per Sasha Mironsev, l'opposizione di Capatti. Per fortuna dell'FDM Team, ma non è finita. E allora ancora il Sedil, che vuole chiudere definitivamente i giochi, perché il gol dell'FDM Team sta dando speranza oltre che un risultato più esiguo. La palla messa al centro da Govoni, qui rischia un po' Lettieri, si lamenta per un colpo preso all'altezza della faccia. Tutto regolare per il direttore di gara, non è finita. Insiste ancora una volta la squadra blu, mentre mette il pullman davanti alla porta ora la squadra nera. Antube, lo slalom in mezzo a due, poi la palla messa dentro per un compagno. Costantino se lo divora, riacquisisce il possesso per fortuna dell'FDM Team, che ora può riordinare le idee mentre si sincera delle condizioni dell'avversario il direttore di gara. Tutto regolare, si riprende ora il gioco con il lancio lungo di Costantino per Abracalaia, che non riesce ad addomesticare questo pallone. Palla lunga ora direzione Govoni, Monti con un fallo, calcio di punizione e dalla mattonella c'è Sasha Mironsev che calcia, deviazione da parte dell'FDM, insiste però ancora una volta il Sedil, che cerca il pertugio giusto, si chiude bene ora la squadra di Fabio. Calaia prova a allontanare, attenzione, viene visto un calcio da parte del direttore di gara che si avvicina a Nick, che è già ammonito ed è la seconda ammonizione della sua partita. Questo equivale a dire giocare ancora una volta con l'uomo in meno, come è successo nella prima giornata, così come successe anche nella finale dello scorso anno. Cartellino giallo per Abracalaia, adesso le cose si mettono malissimo. Peccato, perché era partita benissimo la squadra di Fabio e compagni, che ora si vede però depotenziata di un uomo in meno. Ci prova Lettieri su un assist di Fabio, ma il gol se lo inventa proprio CL70, che dai 30 metri trafigge così il portiere avversario, riapre la partita nonostante l'inferiorità numerica, nonostante ne manchino solo 9. E poi nel caso di parità ci sarebbero gli shootout, ricordiamo la novità introdotta da quest'anno. Insiste però il Sedil, che cerca la palla al centro, il 14 di testa, Fratti si divora la palla del 4-2, mentre l'FDM è a meno 1. Adesso partita bellissima, Fabio ci crede, cerca di riacquisire il possesso e ce la fa. Rimessa in gioco per l'FDM, Iazzetta, Fabio Di Mauro. Ancora l'11 che sbaglia il controllo, poi però se la riprende e cerca e trova Lettieri. Controllo infelice del 70, poi fallo su Ntube. Qui arriverà forse anche il cartellino giallo, mentre Ntube insiste, Iazzetta allontana, Lettieri prova a dare ancora una volta speranze, litiga un po' col pallone ma poi se la riprende. Attenzione, 3 contro 2. Il 70 però viene fermato da Ntube, che ora può transizionare dalla parte opposta. Attenzione, scoperta l'FDM Team, Ntube calcia per fortuna dell'FDM, perché c'era un uomo tutto solo alla sinistra, che se non sbaglio era Sasha Mironsev. Mentre c'è il calcio di punizione per l'FDM Team dopo un'infrazione di gioco da parte del Sedil. Adesso però è fisiologico il calo di Fabio e compagni, per via del fatto che giocare con l'uomo in meno per ben 10 minuti più recupero non è poco.
soprattutto in una finale, soprattutto se sei già sotto di due reti. Altro cartellino giallo sventagliato dal direttore di gara. Piazzetta sul punto di battuta, calcia, deviazione. Sarà calcio d'angolo con l'11 che cerca sul secondo palo un compagno che non arriva. Poi Molara insiste ancora una volta, Iazzetta forse col piede a martello, ma si prosegue. Ancora il 21 attaccato e ancora una volta calcio di punizione. Batte velocemente adesso l'FDM Team. Qui decisione forse non saggia perché riparte in 2 contro 1 il Sedil con Tube che va da un compagno. Chiusura fondamentale di Pressato che si spende anche in fase difensiva. Costantino va proprio dal 7, messo giù, calcio di punizione. Ne mancano 2 più recupero. L'FDM sta cercando di stringere i denti anche con l'uomo in meno mentre Tube si proietta ancora una volta in avanti. L'ex Inter cerca un giocatore al centro, la chiusura di Off Samuel a salvare il risultato, Pressato il velo, attenzione, forse messo giù anche con un fallo. Arriva infatti il cartellino giallo, un minuto allo scadere, il pallone della speranza per Molara che cerca un compagno, l'anticipo di Intube che propizia in avanti Mironsev, chiuso a sua volta da Lettieri, ma non è finita, 10 secondi più recupero, ancora Capatti, direzione Off Samuel che la prova, forse c'è stata anche deviazione. Non secondo l'arbitro. Allora Sasha Mironsev, bella la sponda per un compagno, si inserisce anche Fratti che però viene anticipato ancora una volta dalla retroguardia avversaria. FDM che si sta comportando bene in questo secondo tempo difensivamente, ma ora no, Fratti non perfetto, riesce comunque a spingere la palla in porta, forse col polpaccio destro. Rivediamo il replay, Molara non torna in tempo, facile facile per il 14 che prima aveva solamente sfiorato il gol, questa volta lo trova. Ntube controllo e gioca al centro sempre per il 10, adesso gestione facile del Sedil che deve solamente congelare il risultato e giocare col cronometro. Capatti però ostruisce il 5 avversario, arriva anche Off Samuel a dare una mano e a far ripartire i suoi. Allora attenzione al 10 che può distendersi, il dribbling e poi gioca a destra per Lettieri che cerca ora di adottare una soluzione di gioco che porta il nome sempre di Off Samuel. Ottimo il lavoro del 10, la sponda per Molara che carica il sinistro, la parata del portiere, non è finita Molara, ancora lui, il 21 che si fa perdonare per la disattenzione del gol subito. Sul pezzo, raga. Sul pezzo. E dopo gli incoraggiamenti di Abracalaia rivediamo il gol, ottimo il lavoro di Off Samuel per Molara che calcia, respinta del portiere, poi ci crede il 21 che con caparbietà e con il piede non suo si riporta a meno 1. Quando manca ormai però pochissimo da giocare perché sono stati 3 i minuti concessi dal direttore di gara. Fallo da parte di un giocatore dell'FDM Team, il Sedil deve congelare, siamo ormai allo scadere, fischia 3 volte l'arbitro, non c'è più tempo, è game over. Si conclude così il torneo Novi con la seconda sconfitta per l'FDM Team nel giro di 2 anni. Un sapore amarissimo ma una prestazione comunque super nel secondo tempo che lascia ancora più il rammarico. Allora ragazzi, eccoci nel post partita per il secondo anno di fila, secondo posto, la maledizione continua nonostante l'effetto Sam. Abbiamo perso forse perché abbiamo mangiato troppo riso col pollo prima della partita. No dai, diciamo la verità, gli altri per la gloria ci hanno offerto più soldi e quindi alla fine noi siamo felici lo stesso perché ci siamo venduti la partita e gliel'abbiamo lasciata. Cioè ragazzi, perché se voi non ci supportate, non vi iscrivete al canale, non ci seguite, ci servono, quindi dobbiamo fare delle scelte, capisci? Signori dai, a parte gli scherzi, troppo è andata così. Cos'è mancato secondo voi alla squadra? Vista da fuori, poi dopo sono subentrato a partita in corso, non eravamo così carichi, così grintosi, non eravamo determinati. Mi hai ricordato tanto una partita che ho fatto in altro torneo, perché se scendi in campo che non ne hai voglia, dopo alla fine gli avversari perché ci tenevano. Il discorso qual è? Che noi non perdevamo niente, no? Loro invece ci tenevano perché giocano contro l'FDM Team. E quindi tutti vogliono vincere contro Samuel e contro Fabio. Quindi è normale che scendano in campo con un piglio diverso, mentre noi siamo scesi in campo morbidi, giusto? Invece io direi anche secondo anno di fila e seconda espulsione di fila per Nicola Scalaia. No, ragazzi, la cosa che penso è che, cazzo, gli altri erano bravi. Siamo partiti un attimo in vantaggio, siamo andati in fase noi difensiva, quindi non riuscivamo tanto a giocare a palla bassa, andavamo su, però anzi, cioè mi ha dato il primo giallo me l'ha dato perché lui mi fa
stai zitto, non mi parlare. Io gli ho detto, allora non mi parlare neanche tu, giallo. E mi ha dato il primo giallo così. Il primo fallo che faccio, toccando malapena il piede all'avversario, mi dai giallo nei nostri 10 metri. Il secondo giallo mi espelli così. In una finale, ma come puoi rovinare una partita così? Ma il bello che vado ad dare chiarimenti, mi dici chiama i carabinieri, ma chiama chi vuoi? Cioè, uno chiede chiarimenti. Oh, ti giuro. Poi mentre parlavo l'ho sfiorato col dito e mi fa, non mi toccare. Ma chi ti tocca? Ma chi ti tocca? Ma come bisogna della spazzatura al posto del cuore. No, ma da arbitrino arbitrone un attimo. Secondo voi quanto ha condizionato? Soprattutto sul 3-2, no, con metà del secondo tempo. Nella parte mentale, scusami un attimo. Condiziona la parte mentale. Perché vuole essere protagonista. Bravo. Capito, scemo pagliaccio? Cosa fai il protagonista? Cosa fai il protagonista? Cosa fai il protagonista? Adesso ne andiamo, Sam, a scaricarci. No, ma io di no, ma chi deve caricarci? No, come no? Eh? Abbiamo detto che il premio lo investiamo la massaggiatrice cinesi. No? Chiude all'una, alle due, che ora chiude? No, ragazzi, alle due. Dovevamo vincere, basta. Dovevamo vincere, basta, però vabbè, è andata così. Rifaremo un altro torneo fatto per bene, Con un mister coi controcoglioni. Sì, un mister coi controcoglioni. Mister io. Mister un po' la situazione. Mister coi controcoglioni. E poi dobbiamo unire le squadre. Bravo. Devi portarci qualcuno tu da Bologna. Bravo. E qualcuno lo teniamo noi. Va bene. Due va o tre bene. Noi, io due o tre te. Neanche tra i primi tre, ma a me sono un centro un cazzo proprio. Non so neanche chi era gli altri tre. Va bene, ci pensiamo io, ce le penso io. Come ce mister penso io. Il Pippega. Ci sta. Come presidente Zlatan. E niente, signori, è andata così. Purtroppo noi ci vediamo prossimamente in un grande torneo. Io ringrazio Fabio per l'invito di queste splendide giornate. A parte gli scherzi, io li ho un po' presi un po' come giorni per riuscire a continuare un po' quello che è la mia scalata verso il ritorno, verso appunto il recupero, perché ho iniziato a giocare a calcio da poco e questi sono un po' i miei primi tornei, quindi devo ancora rientrare in condizioni, però mi fa piacere il fatto che Fabio mi abbia voluto coinvolgere e questo, per questo ti voglio ringraziare. Certo, quindi, grazie a te, Sam. Grazie mille. Mi dispiace per non averti dato la mano come avrei voluto. Ma sì che ce l'hai data, siamo arrivati in finale. Ci posso aggiungere, ci ha dato una gran mano, sì, come dicevo anche nell'altro video, non mi aspettavo questo approccio dopo un infortunio del genere, però grande Sam, e si vede la qualità. Vediamo anche fuori dal campo se c'è.